benvenuti, bentornati sul mio canale, io sono sempre Stefania, in questo caso sempre Dixie La Rouge, come vedete dal look che nasconde, o forse si vede una delle mie pinzettine, nasconde il fatto che i capelli sono in piega, quindi stanno cercando di diventare ricci, che è uno dei problemi o comunque delle sfide più grandi che affronto in questa mia passione per il vintage, cioè cercare di tenere in piega i capelli, essendo i miei capelli lisci e tendenti al crespo, con quindi queste caratteristiche un po' contrastanti. Ma lasciando perdere quello che è il problema dei capelli, oggi voglio appunto fare una recensione. È difficile che io faccia recensioni relative ai cosmetici, perché questo canale non è dedicato ai cosmetici in generale, ma oggi volevo appunto parlare di un prodotto che sto utilizzando, che ho in questo momento addosso, e che secondo me può fare la differenza per coloro che cerchino un rossetto di lunga durata che sia anche cruelty free e che non costi tantissimo. Allora, si tratta in questo caso di Le Marc di Marc Jacobs Beauty, acquistato con uno sconto del 20% su Sephora. Quindi l'ho pagato una ventina di euro, che per un rossetto è, diciamo, un prezzo abbastanza alto, ma non così alto come quello di altri prodotti simili di marche, insomma, famose. Allora, partiamo dalla premessa, perché ho scelto Marc Jacobs. Volevo un rossetto a lunga durata che non seccasse le labbra e soprattutto che fosse prodotto da un'azienda che ha a cuore anche gli animali. La sperimentazione animale per quanto riguarda i cosmetici è una delle cose che secondo me bisognerebbe abbandonare, perché oramai moltissimi degli ingredienti relativi ai cosmetici sono noti. E quindi cercare e continuare a sperimentare sugli animali, diciamo che in molti casi è superfluo. So e ho capito, leggendo diversi documenti, io insomma non mangio carne da 16 anni e cerco sempre di acquistare prodotti che appunto siano realizzati da aziende che non sperimentano sugli animali, dai prodotti alimentari a quelli per l'igiene, eccetera eccetera. E a quanto sembra tutte le aziende che commerciano con la Cina sono obbligate a sperimentare sugli animali, è richiesto questo requisito. Quindi, se volete sapere se un'azienda sperimenta sugli animali, guardate i mercati che copre. Se copre il mercato cinese con quei determinati prodotti, quei prodotti sono stati testati sugli animali. Fatta questa premessa, quindi Marc Jacobs è una delle aziende che non sperimenta sugli animali, e quindi questa è stata una delle ragioni per le quali ho scelto questa in luogo di magari altre marche cosmetiche più famose, blasonate, ma che purtroppo si macchiano di questa mancanza, secondo me. Perdono un'opportunità per fare un passo avanti. Ok, quindi questa è la premessa. Allora, io ho scelto appunto questo rossetto Marc Jacobs Le Marc, credo che si legga appunto in francese, nella colorazione 202, che si chiama Goddess, quindi Dea. Vi faccio vedere anche l'astuccio, che è molto bello, molto elegante, ed è, come si può notare, magnetico, ok? Quindi si chiude da solo. Per cui questa è un'altra cosa positiva, perché spesso portando in borsa i rossetti può accadere che questi si aprano da soli, ed è una cosa terribile perché poi si distruggono. Il rossetto si presenta in questo modo, quindi è leggermente curvo come la maggior parte dei rossetti, ed è di facile applicazione, ed è quello che vedete sulle mie labbra. Io ho uno stile di vita che fa sì che debba parlare a lungo, non solo quando faccio i video, ma soprattutto quando insegno, per cui per me è fondamentale che un rossetto resista
resista sia appunto alla mia attività, sia al fatto magari di andare in giro, eccetera, eccetera, e non si trasferisca con molta facilità. Non amo le tinte labbra, non amo i rossetti a lunga durata, non trasferibili del tutto, perché mi seccano molto le labbra e quindi non amo questi tipi di formulazioni. Quindi cercavo una cosa un po' a metà. E questo ha soddisfatto le mie aspettative. Perché? Innanzitutto perché non secca le labbra, quindi è una cosa positiva. È facile da applicare, ne basta veramente poco. E ieri, ad esempio, l'ho applicato alle 5 del pomeriggio prima di uscire, alle 9 e mezza di sera quando sono rientrata era ancora perfetto. Quindi questi elementi sicuramente sono positivi dal mio punto di vista, perché anche se una persona spende un po' di più per un rossetto, insomma, sicuramente 20 euro non è una cifra spesso abbordabile per molte persone, questo è assolutamente reale. Anch'io non spenderei sempre 20 euro per ogni tipo di cosmetico, a volte con 20 euro compro tutto quello che devo comprare, quindi sono assolutamente d'accordo. Però se dovete investire in un cosmetico, sicuramente questo può essere un'ottima idea, perché vi durerà a lungo e quindi non avrete bisogno di riapplicarlo 20 volte e avrete quindi ottimizzato il vostro investimento. Un'altra cosa positiva è che appunto non si raggruma, quindi diversamente appunto dai rossetti a lunga durata che spesso creano poi questa riga all'interno delle labbra, questo non avviene con Marc Jacobs. Ovviamente lo dovete sapere applicare, perché è un rossetto particolarmente ricco, vi consiglio di usare una matita per delineare il bordo delle labbra e di applicarlo con cura, perché una volta applicato, se va oltre, ovviamente macchia abbastanza, proprio perché è un rossetto a lunga durata. I colori sono diversi, non sono tantissimi, ma perché questo tipo di rossetto ha proprio delle colorazioni che volevano essere un po' iconiche, come viene indicato all'interno della scheda del rossetto. Se volete risparmiare, ovviamente approfittate delle tante promozioni che potete trovare, soprattutto all'interno dei mega store dedicati alla cosmetica, da Douglas a Sephora. O Sephora, come lo possiamo pronunciare nella lingua francese, e quindi sicuramente questo è un consiglio che vi posso dare. Se cercate un rossetto rosso che sia vintage, vi ripeto, la gradazione di colore è goddess, ma comunque troverete tutti i riferimenti all'interno dell'info box. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa recensione, se voi avete degli altri consigli di marche cruelty free che possano essere utilizzate anche da chi si è appassionato di vintage, ovviamente lasciate un commento. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, buona serata, dipende da quando guarderete questo video, e ci vediamo presto.